Mi ero appena trasferito a Londra, ho vissuto un anno a Londra. Arriva un invito a casa da Clarence House, dove praticamente vengo invitato a Buckingham Palace per un tè con la regina. Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di una realtà italiana che nasce a Napoli nel 1914 ed è stata parte della storia del mondo grazie ad un prodotto in grado di arrivare al collo degli uomini più potenti della terra, ovvero le cravatte di Marinella. Sono sempre stato un grande ammiratore dell'azienda, sin dalla prima volta che mi fu regalata la mia prima cravatta durante il quarto anno di liceo, in occasione della visita alle Nazioni Unite di cui ho parlato in uno dei miei primissimi video qui su questo canale. Da quando è nata Marinella, dal fondatore Eugenio Marinella, ha fatto della qualità e dell'elegante stile inglese le indiscutibili prerogative per il successo del marchio, e questo ha conquistato personaggi che giocano il ruolo di protagonisti della storia mondiale come Gianni Agnelli, Silvio Berlusconi, Elton John, la famiglia reale inglese, i presidenti Kennedy, Bush, Obama, Trump, Bill Clinton, Putin e molti altri. La cosa incredibile è che dopo anni di successo planetario e apprezzamenti dai leader più potenti del mondo, Marinella sia ancora così devota alle proprie radici e attaccata al fatto a mano sartoriale come tradizione napoletana vuole. L'attuale amministratore Maurizio Marinella è ancora nel primo negozio di Napoli ad accogliere i clienti e rispondere alle telefonate. Siamo con Maurizio Marinella. Piacere, perché sono un grande ammiratore di Marinella e so che ancora tutto si cerca di gestire in maniera molto vicina al cliente. Certo, perché la passione è rimasta la stessa. Questo mi porta a non abbandonare quel senso dell'accoglienza, riconoscere i clienti, coccolarli, rispondere al telefono. Io ho fatto tutta la mia vita in questi 20 metri quadrati e devo dire la stessa voglia di trasmettere una bella Napoli, una Napoli che lavora, una Napoli che si impegna. Grazie mille. Ma figurati, grazie a te. Da grande fan dell'azienda e cliente, sono passato a trovare Alessandro Marinella, della quarta generazione Marinella. È l'attuale brand manager dell'azienda e si occupa di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. Ok, eccoci da Marinella. Ciao Marco! Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene, grazie, piacere. Piacere mio. Marco, questo è il nostro negozio storico. Negozio di 107 anni. Che Marinella apre nel 1914. 1914. Sono preparato. Preparatissimo. E qua sono passati anche un sacco di personaggi illustri. Faccio vedere un po' di cose interessanti. Qui abbiamo per esempio l'ultima lettera ricevuta dal presidente Trump. Ah, che vi proponeva di aprire. Questa è semplicemente un ringraziamento. Ma in passato, quando appunto io non ero nato, c'era mio padre e c'era mio nonno, arrivò una lettera da Trump, proponeva di aprire un negozio nella Trump Tower. Ovviamente erano altri tempi. L'America era ancora un paese lontanissimo, noi eravamo una piccola bottega a Napoli e decidemmo di dire di no gentilmente al presidente Trump. Anni fa vennero qui Carlo e Camilla d'Inghilterra. Le cravatte sono sempre state principalmente di seta. La seta è un materiale molto versatile che può essere utilizzato in tantissime occasioni, in tantissime lavorazioni. Queste cravatte, diciamo, che ci hanno caratterizzato in corso del tempo sono composte di seta stampata. Il baco da seta produce la seta, viene tessita e viene fatta una magliatura molto stretta, come se fosse appunto un altro tessuto, come se fosse cotone. Successivamente viene fatto un tipo di stampa, nel nostro caso chiamata per erosione, ovvero tinta completamente il tessuto con il colore del fondo della cravatta e successivamente viene stampato con questa pressa. La cravatta stampata ovviamente comporta dei minimi molto più alti, dei costi molto più alti e tutta una serie quindi di fattori che sicuramente non seguono l'economicità di un processo. Ovviamente l'utilizzare la seta stampata ha portato comunque a essere molto riconoscibili. L'utilizzo poi di stampe, micro fantasie, colori, anche prendendo i colori inglesi del passato, hanno comunque caratterizzato quello stile Marinella riconoscibile. Grazie mille. Perché appunto stavo parlando con Ale di come la forza di un brand sta nel riconoscere un prodotto di determinato marchio anche senza vedere direttamente il logo, perché mi dicevi una cravatta è apparsa addirittura in 007. Esatto. Però lui diceva il marchio si è visto solo per una frazione di secondo. Allora diciamo abbiamo dato queste cravatte a Daniel Craig per girare 007 Skyfall. Quando lui è stato colpito all'inizio del film è caduto da un ponte, per un frame si vede l'etichetta Marinella, ma come dicevamo comunque per fortuna è molto riconoscibile. Niente spoiler, perché tanto all'inizio del film. Poi raccontava anche Dio che stavo indossando una cravatta Marinella l'altro giorno per l'università e un mio amico napoletano subito ha detto quella lì è una cravatta Marinella. Allora Ale, tu di cosa ti occupi in Marinella? Allora diciamo che io sono entrato in azienda circa 4 anni fa. Inizialmente volevo applicare un po' i miei studi alla realtà aziendale, ma poi mi sono reso conto che la pratica è completamente differente dalla teoria, quindi mi sono focalizzato inizialmente per capire come funzionavano i processi in azienda e adesso mi sto occupando principalmente di cambiarli, di
renderli più al passo con i tempi e sicuramente digitalizzarli. Cosa hai studiato tu? Economia aziendale, qui a Napoli. Qui a Napoli. Bisogna coniugare innovazione e tradizione senza perdere comunque quell'artigianalità e quelle tradizioni che ci hanno portato sino ad oggi. E dici, sei stragiovane, no? 26 anni. 26 anni. E ti sei trovato in questa realtà? Allora, diciamo che ho sempre voluto intraprendere questo percorso. Anche i miei studi, non solo l'università, anche il liceo, comunque ho fatto studi un po' più matematici, ho fatto lo scientifico, proprio perché vedevo mio padre comunque che tornava da lavoro stanco ma felice ogni giorno, quindi ho sempre detto voglio fare il lavoro che fanno padre. Chiaro che ho varie passioni, gioco a tennis, mi piace cucinare, quindi sai, quando si è più piccoli si pensa vorrei fare il cuoco o il tennista, così poi uno affronta un po' più la realtà e ho deciso comunque di continuare questa tradizione che comunque è importante perché fa parte della storia della famiglia. Sicuramente tante responsabilità, oneri ed onori come si dice, e il mio mondo. Sono cresciuto, noi ci definiamo appunto di Napoli, ma principalmente di Piazza Vittoria, perché qui è Piazza Vittoria e con la casa, il negozio qui, come si dice a Napoli, casa e bottega, viviamo più al negozio che a casa. Considera che l'azienda è nata come un piccolo negozietto retail a Piazza Vittoria, che voleva appunto replicare un piccolo angolo d'Inghilterra. Tant'è che fino a quando non ci siamo poi allargati, eravamo considerati il secondo negozio al mondo per fatturato per metro quadro, perché il negozio è solo 20 metri quadri, ma generava un grandissimo fatturato. Ma mi scuso innanzitutto se c'è un po' di disordine, ma stiamo preparando poi per degli eventi. Questo è uno spazio storico, appunto parte di Palazzo Satriano, che è uno dei palazzi più importanti di Piazza Vittoria, insieme a Palazzo Colabritto. In particolare questo spazio, vi sono degli affreschi originali degli allievi di Domenico Morelli che rappresentano arti e mestieri. Quindi proprio una grande risonanza appunto con l'artigianalità dell'azienda. Decidemmo di replicare un piccolo museo che ritrae i 100 anni della Marinella. Vi starete ovviamente chiedendo anche perché c'è una poltrona da barbiere all'interno di uno spazio comunque rappresentativo, ma soprattutto che parla di moda. Questo perché la tradizione napoletana vuole che un uomo, quando si confessa, ovviamente si confessa soltanto a due figure, sicuramente dal sarto, poiché inevitabilmente si ritrova in mutande, quindi spogliato di tutti i suoi segreti, e poi sicuramente dal barbiere, poiché comunque devono passare del tempo assieme e si fa un po' di conversazione. E perché anche una lama alla gola. Magari. Esatto. Magari anche per quello. E quindi molto spesso alcuni nostri clienti che si vogliono fare un abito su misura o comunque una cravatta su misura vengono anche a farsi barba e capelli. Poi tu mi hai detto che hai fatto l'università, sì. Però uno magari si chiede, tu sei nato in un'azienda di famiglia, cioè perché fare l'università quando avevi, diciamo, il lavoro assicurato? L'università serve a capire principalmente di cosa stiamo parlando, di saper leggere un bilancio, saper parlare con i professionisti e con tutti gli stakeholder che ti conoscono. Ovviamente va poi nell'abilità dell'imprenditore saper adattare, certo, quegli insegnamenti a una determinata azienda, perché considera appunto nei vari casi studi, stessi imprenditori che hanno fatto grandissimi risultati, eccezionali in un'azienda, poi sono andati molto molto male in un'altra. Se devo fare una critica alla struttura didattica italiana, è molta 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 teoria, poca pratica. L'ho notato adesso, ho fatto poi un master recentemente allo IESL a Barcellona, dove praticamente si studia valutando ogni singolo argomento con casi pratici. Esatto, questa è qualcosa che manca totalmente, almeno parlo a Napoli, non so, a Milano. Questo è uno spazio molto importante per noi, altrettanto rappresentativo, composto da tanti elementi anche scaramantici e non, ad esempio questa è la Vespa originale con cui mio padre all'epoca andava a fare le consegne. Allora, poi prima abbiamo parlato della parte di innovazione che, sì, riguarda molto spesso anche i materiali, e so che stai lavorando ad una fibra molto particolare poi per la... Assolutamente sì, prendi una fibra molto particolare composta dalla fibra d'arancia. La storia è molto simpatica, io ero molto piccolo e stavo vedendo un programma in TV che si chiama Shark qualcosa, adesso non ricordo, dove appunto vi erano i famosi investitori che dovevano ascoltare le storie di ragazzi che volevano lanciare startup. Guardavo questo programma in TV, scopro le ragazze di Orange Fiber, detentrici di questo brevetto capace di trasformare la buccia d'arancia in una fibra tessile. Fantascienza. Il tempo passa, io entro in azienda, questo ti parlavo quando avevo praticamente quasi 10 anni, le rincontriamo a un evento e decidiamo di far nascere la prima cravatta al mondo in fibra d'arancia. Le aziende che producono succhi di frutta, eccetera, eccetera, hanno un enorme
enorme scarto compostabile che poi invece viene riutilizzato, e viene riutilizzato appunto per creare una fibra tessile a impatto ambientale praticamente nullo. Ogni capo d'abbigliamento viene comunque sempre confezionato, ad esempio anche le cravatte si trovano sempre all'interno comunque di questo cellophane. Mm-hmm. Questo è un materiale plastico che comunque ha un impatto ambientale. Abbiamo studiato quindi con degli ingegneri questo materiale, questo involucro che all'interno è un polimero delle catene di batteri, mm-hmm, che dopo un tot periodo di tempo vanno a distruggere quindi la composizione di questo materiale e quindi questo ha un impatto ambientale praticamente nullo. Marinella è diventato anche il simbolo di oggi perché è stato indossato da capi di stato, attori, sì, sì, come hai detto prima James Bond, poi c'è stato Trump. Vuoi dire che è stata la prima azienda secondo me al mondo che ha fatto influencer marketing? Diciamo di sì, io, a me piace definirlo come un marketing inconsapevole, nel senso che non è mai stato fatto con uno studio dietro, bensì è stato tutto molto naturale. Questi personaggi apprezzavano veramente il brand, non è stato assolutamente non è stata una forzatura, assolutamente di, cioè loro venivano spontaneamente a comprare. Allora diciamo che tutto è nato dal presidente Cossiga, ma principalmente anche il presidente Berlusconi, che regalavano dei cofanetti con le nostre cravatte quando andavano comunque a visitare i paesi esteri. Le persone poi venivano talmente tanto affascinate dal brand e dalla qualità dei prodotti che poi ci contattavano privatamente o comunque venivano autonomamente per acquistare. Poi ho letto del fatto che Berlusconi aveva fatto un ordine molto grande, sì, di cravatte, sì, per fare, sì, dei regali di Natale, però non c'era la forza, infatti, lavoro per farlo. Infatti ci fu un processo a ribasso praticamente, dove il presidente Berlusconi aumentava sempre più la quantità da ordinare, mio padre scendeva sempre di più, perché ovviamente noi, essendo una piccola bottega ancora artigianale, abbiamo un numero limitato di prodotti. Parlando di marketing, mm-hmm, nel contesto internazionale, molti brand del lusso che magari sono partiti da delle realtà artigianali, poi sono riusciti a industrializzarsi, mantenere comunque l'allure del lusso, però poi riuscire a fare dei volumi molto più ampi. Esatto. Mentre Marinella, da questo punto di vista, è andato un po' controcorrente, cioè è rimasta sempre ancora, sì, all'artigianale. Vabbè, diciamo che noi siamo ancora piccoli per parlare davvero di multinazionale. Siamo comunque un'azienda molto artigianale, molto radicata nel territorio. Infatti, come mio nonno disse a mio padre, dobbiamo dimostrare che si possono fare grandi cose partendo da Napoli, ma soprattutto restando a Napoli. E adesso dove andiamo? Andiamo a vedere la sartoria. Si stanno perdendo tutti quei lavori artigianali. È come se andassimo in una stanza isolata dal mondo moderno. Il rapporto di Marinella con il digital, perché comunque tu sei giovane, vivi nel nuovo millennio, sicuramente stai vivendo una realtà che ha avviato Marinella, non si sarebbe probabilmente neanche mai immaginato. Allora, fino ad oggi non abbiamo mai voluto sbarcare online. Questo perché? Perché comunque crediamo nel contatto umano, crediamo nel riconoscere il cliente, nel parlare direttamente con le persone. Successivamente abbiamo fatto una sorta di e-commerce che noi chiamiamo phone commerce, ovvero per acquistare bisognava comunque chiamare il negozio e avere un rapporto diretto con i nostri collaboratori proprio per instaurare un contatto umano. Questo ha ripagato molto i nostri sforzi, tant'è che molte persone ad esempio ci chiamano chiedendo consigli per un evento, per qualcosa. Successivamente, dopo l'evento, dopo l'acquisto, ci richiamano proprio per dirci come è andato l'evento, il rapporto quasi fraterno o amicale. Tutto questo valore aggiunto ovviamente è difficile da mantenere con il mero e-commerce. Nel 2020 abbiamo lanciato la piattaforma e-commerce, a breve ci sarà il lancio del nuovo sito molto più interattivo, ma che ha come obiettivo quello dell'omnicanalità, ovvero dare un'experience digitale simile a quella del negozio. Dal punto di vista marketing poi è interessantissimo perché siamo arrivati appunto, tutte le aziende hanno questa sfida dell'omnichannel, di capire come non essere presenti nello stesso modo in tutti i canali, ma di come integrare i diversi canali all'interno di un'esperienza utente che deve rimanere autentica, ed è ancora più complesso per una realtà così tradizionale come Marinella, che si interfaccia con il nuovo. Allora Marco, qui stiamo entrando in sartoria. Forse tutti i luoghi che ti sto presentando sono tutti i luoghi del cuore. Ti presento Marco, che è Salvatore. Piacere. Salvatore adesso è la mente pensante del laboratorio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, come ti spiegavo, appunto, il laboratorio, come hai visto, molto molto vicino al negozio, proprio perché massima elasticità, il cliente può venire. Buongiorno.
può fare qualsiasi tipo di modifica, appunto di fronte alla villa comunale, che per noi ha un valore importantissimo. La villa comunale si chiamava all'epoca Villa Royale, dove appunto i nobili andavano a passeggio all'interno, quindi questa vicinanza e col mare e con la villa è un po' quello che rappresenta l'azienda. Considera che ogni tessuto ha la scritta stampato in Inghilterra espressamente per Marinella Napoli. Ad esempio questa è invece il tessuto in fibra d'arancia. Questa è proprio è la prima volta che viene ripreso in video. Incredibile, grazie dell'anteprima. Quindi se vuoi toccare, comunque la resa sì, è molto simile alla seta. Esatto. Questo è l'interno della cravatta, appunto quella che dà la solidità alla cravatta, viene chiamata anima ed è composta in parte da cotone e lana. La lana per dargli la morbidezza e il cotone per farla ritornare alla dimensione originale. È interessante perché molto spesso il mondo del lusso, un sacco di nuovi brand ci raccontano della tradizione. A vederlo dal vivo e vedere veramente che è ancora tutto a mano veramente, ci sono ancora le sagome di cartone, il taglio con le forbici, eccetera. Che siamo nel tempio della tradizionalità italiana. Forse dovremmo anche noi trasmetterlo di più. Fa parte della nostra tradizione, quindi chi vuole venire o vuole venire a vedere è comunque ben accetto. Cioè, la differenza di cui parlavamo per quanto riguarda l'interno, un interno leggero, un interno medio, appunto cambia la anima all'interno, è un interno pesante. Quante pieghe si vogliono dare alla propria cravatta? Questa qui che indosso io, ma quella che indossiamo principalmente è una 3 pieghe, 1, 2 e 3. Abbiamo la 5 pieghe, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Come vedi non vi è il punto di chiusura, proprio per lasciare la cravatta aperta, far vedere la lavorazione completamente artigianale che con macchina non si potrebbe fare. La 9 pieghe forse è la cravatta che più si avvicina alla concezione di cravatta del passato, ovvero quella di utilizzare la seta e ripiegarla come se fosse appunto un foulard, proprio per dare lo spessore alla cravatta. Com'è il tuo rapporto tra vita privata e lavoro? Allora, diciamo che il mio è un caso particolare poiché vivo praticamente sul posto di lavoro. Molto spesso unisco vita privata e vita lavorativa e molto spesso trascorro parte della mia vita privata anche con amici nei luoghi di lavoro e durante anche gli orari di lavoro e viceversa. Riesco per il momento a conciliare le due cose, per fortuna ho la fortuna di avere mio padre che comunque ancora si occupa appieno dell'azienda, quindi riesco ancora a conciliarle. Tu vivi principalmente a Napoli? Principalmente sì, diciamo prima della pandemia viaggiavo tantissimo per la nostra distribuzione on sale, vari negozi nel mondo, in Europa, comunque all'estero, sono stato tantissime volte in Giappone, tant'è che noi abbiamo due negozi a Tokyo, però il mio cuore è sempre qui a Napoli. E io immagino che tu vivi delle situazioni che magari i tuoi coetanei non sono abituati a vivere. Assolutamente. Con persone che non è ordinario conoscere. Diciamo, mi sono trovato molto spesso ad eventi, situazioni lavorative, a incontrare imprenditori veramente di gran successo, persone comunque con patrimoni enormi che comunque parlavano di acquistare palazzi, costruire villaggi come se niente fosse, quindi sicuramente molto motivante innanzitutto. Da un lato anche un po' deprimente, perché ti senti un po'. Io ogni volta che lascio Napoli, ogni volta che parto vivo un'esperienza comunque magnifica, torno sempre più carico e voglio portare poi quello che ho imparato in città. Poi, ovviamente sono anche i lati negativi della situazione, molto spesso mi capita appunto in Giappone dove sono tante ore di fuso orario e i miei amici vanno ad esempio a fare serata, a ballare, io sono al lavoro e molto spesso certo. Questo è il lato negativo della cosa, ma è chiaro che faccio questo per poi un futuro. So che hai preso un tè con la regina Elisabetta, esatto, mi ero appena trasferito a Londra, ho vissuto un anno a Londra, arriva un invito a casa da Clarence House dove praticamente vengo invitato a Buckingham Palace per un tè con la regina. Il tè era buono? Il tè era molto buono, poi alle 5 di pomeriggio, quindi perfetto, la giusta tradizione inglese. Ok Ale, grazie mille veramente, la chiacchierata è stato bellissimo, anche perché ti ripeto io sono ammiratore di Marinella e poi è interessante perché tu sei una figura molto giovane in una realtà molto tradizionale e il nuovo millennio ci sta imponendo veramente delle sfide a livello marketing che secondo me sono interessanti da studiare e voglio raccontarle qui su YouTube, quindi veramente grazie. Marco, grazie a te, io spero di poterti rincontrare casomai fra qualche anno dove avrai fatto anche delle esperienze lavorative, avrai portato la tua esperienza o comunque anche i tuoi video comunque in giro per il mondo, i ragazzi che ti hanno seguito avranno fatto carriera, io ti racconterò cose nuove e tu mi racconterai le tue esperienze, faremo questo incontro ancora più entusiasmante. Grazie di cuore. Ora la parte un po' più da youtuber. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace e commentare. Ovviamente se volete una cravatta sapete dove comprarla. Potete scrivermi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.